Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Sono veramente amareggiato e arrabbiato perché io questa partita l'avevo già giocata. Purtroppo l'Elgato non mi ha registrato e quindi questo episodio lo devo fare per la seconda volta. Ero riuscito a strappare un altro pareggio in Champions League a Londra con il Tottenham e in campionato ero riuscito a vincere la partita successiva. Vediamo se riusciamo a fare meglio. E perché Gundogan è capocannoniere della Champions League. Giochiamo con il 4-2-3-1 che abbiamo modificato nelle ultime partite perché ci siamo trovati veramente molto molto bene. E poi un modulo molto europeo, come la Champions che alzeremo. Sì, neanche alla PlayStation. Eccolo qua, si respira l'aria di White Hart Lane. Si gioca contro il Tottenham, una partita difficilissima contro una delle candidate a passare il girone al posto nostro. Dobbiamo impegnarci perché l'Atletico e il Tottenham sono squadre veramente molto difficili. Aia, subito così, ma non ci credo. Va subito in vantaggio il Tottenham con Dele Alli. Anzi no, sì, è proprio lui, ma incredibile, la palla che gli rimpalla lì alla prima azione offensiva, alla prima discesa, tira Kane, Sturaro, non la stoppa, gli rimbalza addosso, non allontana, non fa niente. E ci bucano subito, immediatamente. Dobbiamo ripartire immediatamente, subito dobbiamo andare a trovare il pareggio perché perdere a White Hart Lane subito in Champions League non è facile, quindi Berardi tira da lì e mamma mia. Non sa, fa andare subito Sturaro nello spazio, attenzione perché si butta dentro anche Pellegrini, è ispirato Pellegrini in quella posizione. Ancora Lorenzo, dentro con il tacco a cercare Belotti, non ce la fa, viene messo giù e riparte il Tottenham perché non c'è fallo. Ancora lì e prova ad andare. Attenzione, c'è Piazza, palla al piede che vuole partire, vuole servire Belotti ma viene messo giù da una furia omicida dei giocatori del Tottenham. Poi c'è questo passaggio sbagliato, brutto, Mattiello prova ad andare a cercare Belotti che fa sportellate, serve Sturaro con il tacco, attenzione perché adesso il Sassuolo scende con tanti effettivi, Mattiello la mette, calcio d'angolo, bruttissimo pallone in mezzo, però arriva Don Sa, attenzione, c'è libero Sturaro, viene messo giù, Mattiello da fuori, ancora Mattiello dopo la sponda, fuori di un niente. Walker la rimette dentro, è sempre questo il gioco del Tottenham, ancora una volta Sturaro davanti alla difesa che esce palla al piede. Pellegrini, Belotti fa salire la squadra, si riappoggia a Pellegrini e poi largo da Piazza. Piazza, 1-2, ancora una volta Pellegrini, Belotti dentro da Piazza, dietro il difensore, Piazza in area, pericoloso il tiro di Piazza, la parata di Hugo Lloris, sarà calcio d'angolo, esulta Lloris, la mette lì sulla lunetta, Lloris con i pugni, Pellegrini la rimette dentro, dove c'è Mattiello, ancora Mattiello con il destro, sempre Mattiello pericoloso, la va a prendere Romagnoli sull'esterno, lui in Premier ci ha giocato contro il Tottenham, Sturaro va da Pellegrini, lo stop, il tiro a giro, ancora angolo, Don Sa dalla bandierina, la va a prendere Berardi, ancora Mimmo. Se la fa toccare, la va a riprendere Don Sa, la rimette in mezzo, sarà un'altra volta angolo. È un assedio totale. Don Sa chiama ancora Berardi, ci riproviamo. Mimmo la mette ad uscire. La palla che arriva, ancora Pellegrini, la rimette dentro, c'è sempre Mattiello, questa volta non tira. Vada Andrea Belotti, Belotti si gira con un numero, ancora Belotti in area, il tiro di Belotti, la ripara Lloris. È un assedio del Sassuolo, il Tottenham si salva sempre in calcio d'angolo. E allora noi ci crediamo perché stiamo spingendo e questa è l'occasione giusta per buttare la palla in rete. Un uomo del Tottenham a terra, ma noi giochiamo, non ci interessa. C'è Pellegrini, mamma mia che fortunissima sul rimpallo. C'è Mattiello, Mattiello la stoppa, vada Belotti, 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 Belotti. Vede largo, Marco Piazza che ha cambiato fascia. Ancora Piazza, la tiene, si gira Piazza, la mette lì indietro. Dove c'è De Sceglio, il tiro, Lloris, in calcio d'angolo. 5 corner a 0, ma li stiamo battendo sempre noi e non facciamo mai gol, non siamo mai pericolosi al 100%. E riparte Walker come se fosse un attaccante, come se fosse un esterno offensivo, ancora Kay Walker dentro, Alli, sulla fascia, se ne va, ancora lì, la mette dietro per Walker, attenzione il Tottenham, ma poi c'è Donnarumma e poi sulla respinta Walker, che era partito da casa sua, l'abbiamo fatto partire, 2-0 Tottenham al 45esimo, nel nostro momento migliore in cui stavamo spingendo. Donnarumma non ci crede, non ci credo neanche io. È allucinante quello che è successo a White Hart Lane. Walker, il primo tiro, Donnarumma, la palla che gli ritorna esattamente lì, la mette nel set, fa un gol incredibile. Cerchiamo almeno di ridurre il gap prima della fine del primo tempo, ancora dentro, da Piazza, angolatissimo, la palla che non ci ritorna mai a noi su un giocatore,
mai, allontana Walker, finisce il primo tempo 2-0. Nel file che non ho salvato avevo pareggiato per 1-1 e quindi stiamo già facendo peggio. Torniamo al nostro solito rombo centrocampo e vediamo se riusciamo a riaddrizzare una partita che per adesso non sta andando da Dio. Sturaro dentro così, attenzione perché c'è Berardi totalmente aperto. Berardi fa salire i compagni e serve Pellegrini. Lorenzo adesso gioca qualche metro indietro, ma può essere efficace lo stesso. Piazza la stoppa e la tira, calcio d'angolo per cambiare. Siamo 10 tiri a 5 e stiamo perdendo 2-0 in Champions. Ma non so, si inventa questo e va fuori. Questa è la dimostrazione che in Europa queste partite al minimo errore ti puniscono. E invece noi non stiamo facendo questo. Stiamo solamente sprecando tantissime occasioni utilissime. Pellegrini va fuori, entra Diawara e si mette davanti la difesa con Sturaro che va a fare la mezzala. Esce Piazza, entra Ariel Robben fresco. In questo momento è lui che deve fare la differenza. E Berardi si mette dietro alle due punte. Vai Belotti, sulle ali dell'entusiasmo, sulle ali delle fantasie, sulle ali che vogliamo fare gol anche se noi le ali non ce l'abbiamo. Dietro, Belotti, si appoggia così, arriva di tutta corsa il compagno, noi non lo serviamo, abbiamo dato via un pallone incredibilmente stupido, io volevo servire quell'altro, mi ha dato la palla dove non volevo, e quindi riparte il Tottenham, attenzione, perché De Sciglio capisce tutto, va a rubargliela, spingi De Sciglio, ancora De Sciglio, sempre De Sciglio, che però adesso deve aspettare, deve cercare qualcuno, Belotti si appoggia a Don Sa, lo so più il tiro di Don Sa, sto sputando da matti, ultra offensiva ragazzi, non me ne frega più niente, non c'è niente da difendere in questo momento. Berardi vede Belotti che scatta, vai Belotti, spingi contro tutti, la va a riprendere Robben, verticalizza, cercare Berardi che la stoppa lì, Berardi ancora in possesso, ancora Mimmo che torna dietro. Ragazzi, però c'è un'intensità incredibile, si sbagliano i passaggi perché si gioca ai 200 all'ora. Ancora Sturaro in area, dietro per Belotti, la prendono Berardi, da fuori Berardi, messo giù. Non sa, Diawara, verticalizza, cercare Belotti, vada Robben, attenzione, Robben dentro per Belotti, tutte le volte che tocca palla Robben, mi delizio, ancora Belotti in area, il tiro! La para Lloris, ancora angolo. Don Sa, sempre lui. Don Sa, vuole puntarlo, lo fa molto bene, efficace Don Sa. E poi va all'indietro, dentro, da Belotti! Ma cosa para sempre quest'uomo? È l'ottantesimo, ragazzi, io non posso più farci niente. Cioè, abbiamo tirato, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo preso due gol da Polli, ma poi non ci fanno mai entrare i palloni. Romagnoli che si inventa attaccante. Romagnoli, il tiro di Romagnoli! E c'è il gol di Romagnoli, all'82esimo minuto di gioco. Prendi la palla, torniamo a centrocampo che c'è ancora tempo per farlo. Per Romagnoli, il blocco ex Milan dentro una volta e poi è proprio Romagnoli che buca quel portiere di merda di Hugo Lloris. Robben, ancora Robben, si gira, si appoggia a Don Sa, dentro la Romagnoli con il tacco a cercare Belotti, mamma mia Romagnoli è fortissimo a fare l'attaccante, ancora Romagnoli in area, Romagnoli la doppietta di Romagnoli attaccante, ragazzi non ci posso credere, all'89esimo minuto, in 7 minuti la ribalta lui, Romagnoli con una doppietta da centravanti puro. Ma io ti faccio giocarla davanti. Ma te sei meglio di Rashford, di quello schifo di un uomo. Ma Romagnoli che cosa fai? Sei impazzito. Doppietta White Hart Lane. Solo lui buca Lloris. Siamo ancora in tempo per farne un altro. In questo momento. Sturaro. Esce. Ehi. Messo giù Sturaro. Da Lloris. Ehi, direttore, non puoi farmi questo. Finisce qui 2-2, mi va benissimo. Anche se avremmo meritato qualcosina di più con tutte le occasioni che abbiamo avuto. Guardate qua, i dati parlano chiaro. Loro hanno fatto 3 tiri in porta, 2 gol. Noi ne abbiamo fatti 11, ma Lloris ha parato anche mia madre. E adesso andiamo a giocare contro la Lazio, che è la squadra che più detesto in campionato, perché tutte le volte faccio vomitare. Mamma mia, Romagnoli si sta crescendo bene. Cioè, al di là della doppietta in Champions, sta veramente marcando alla grande ogni attaccante. Poi siamo sfigati, quindi prendiamo gol lo stesso. Però, veramente, Rugani e Romagnoli sono una sicurezza là dietro. C'è Belotti, dentro così, da Lorenzati con Pellegrini. Ancora Pellegrini, il tiro di Pellegrini! Squadra con il peggior attacco, la Lazio. È qualcosa di allucinante, veramente, anche solo a pensarci. Belotti, dentro così, da Pellegrini. Mamma mia, Pellegrini se mi piace la trequartista. E vada Berardi. Berardi, ancora lui. Mimmo, si gira il pallone, il tiro di Mimmo, consigli. I calci d'angolo ne battiamo, però non facciamo mai gol. Pellegrini, la stoppa, la mette dentro, così sul secondo palo, ancora consigli, la palla e lì non entra. Sturaro, si appoggia malissimo a Belotti, allora Belotti deve controllarla e poi passa in mezzo a due, una forza della natura Belotti, perché la tiene ancora lui. Ancora Belotti con il tacco per Berardi. Si era eccitato Belotti, ha fatto di tutto. Però attenzione perché la palla è nostra, in una porzione di campo delicatissima. Berardi sta distruggendo tutti i giocatori della Lazio. Don Sa va largo da Berardi e adesso Berardi può andare. Berardi, questo è il tuo gol, ma sul tuo mancino. Mentre rientri fai questo schifo, sei anche sporco, lavati. Belotti si appoggia a Pellegrini e poi
gliela ridà. E Lukaku ce la tiene in gioco. Belotti, Belotti, Belotti. Mamma mia come gliela dà Pellegrini. Si sacrifica, ma fa far gol a Pelle gol. Mamma mia Pellegrini Belotti. Come si sono intesi, come si sono trovati questi due. Belotti, ancora, Lukaku vuole andare anche lui su Belotti, così Pellegrini sul secondo rimane libero, Belotti lo vede, alza la testa, non è solo centravanti, è anche trequartista, ma il trequartista vero, quindi Lorenzo gol, fa gol lui. Però noi non possiamo non marcarlo, che Keita lì in fondo, attenzione, immobile il tiro! Devo abituarmi a smetterla di prendere gol al 45esimo minuto di gioco. Poco prima di andare nello spogliatoio all'intervallo. La Lazio era il peggior attacco del campionato, si è riusciti a fare risorgere i morti. Keita liberissimo, dimenticato, e avevo appena lodato la coppia difensiva e qua hanno sbagliato completamente tutto. Nessuno che va sull'attaccante. Io ci provo a giocare con gli esterni, ma proprio non mi trovo. Andiamo a vedere se così riusciamo a fare meglio. C'è Berardi, attenzione, Berardi adesso centrale può fare male, molto più male di prima. Berardi, va da Belotti, mamma mia che brutta palla però. Però Belotti non gliene frega niente, la va a prendere la domestica e poi Berardi, il tiro di Berardi! E da lì non sbaglia Mimmo! Quando gioca esterno fa fatica perché deve fare la fascia. Quando è già in area è molto meglio, molto più facile. Belotti si lavora un pallone incredibile, doppio asse della sua partita, fa far gol a tutti i compagni. Belotti davvero ragazzi, per adesso è il giocatore più bello che ho usato nelle mie due carriere, sia la Samp che la Sassuolo. Mi sono innamorato del Gallo, mi sono veramente innamorato. Piazza ancora, si butta dentro Berardi, allora lo serviamo. Berardi, c'è in mezzo Belotti, è ora che faccia gol anche lui, invece è sfigato. È sfigato, ma c'è sempre nell'azione di tutti e tre i gol. Fa gol invece Marco Piazza, se lo merita anche lui perché ne fa pochi, quindi deve esultare Marco Piazza. Mi dispiace per il Gallo perché abbiamo fatto un'azione incredibile. Piazza la fa partire, Berardi dentro a Belotti, la para consiglia e poi Piazza si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. 3-1 con la Lazio, sono contento. Ancora lui, ancora dentro, di Barà, tutto da solo, lì di là, il tiro! Ma che piedi hai? Niang! Ma uno come te questi me li può sbagliare. Guardate Immobile. Mamma mia Immobile, che bel giocatore. Però Romagnoli è più forte, perché è il più forte del mondo. È il più forte difensore del mondo dopo, prima di Sergio Ramos. Non so più cosa sto dicendo, perché c'è Belotti in area. Il tiro di Belotti come a calcetto, ragazzi. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Va bene, gol di Sturaro. Ma ancora una volta quest'uomo dirompente, devastante, è sfigato, perché tira e fa un gol gli altri. Assurdo, capitano Sturaro. No, ragazzi, per favore. Adesso la Lazio ci crede, ragazzi. Sta spingendo un po' di più, ma sul 4-1 al 90esimo non so che cosa voglia fare. Però noi ci siamo. È un 3-2 bellissimo per far andare in porta Belotti. Belotti, Belotti, che la va a riprendere. Che lotta perché vuole andare a far gol. Ancora Kishna, la porta. Siamo da soli, tutti contro uno. Dentro, così da Don Sa sono tornati tutti, sono tornati. Ma dov'è Belotti? Eccolo qua, Belotti! Il tiro di Belotti! Non ci riesce! Non ci riesce il Gallo, migliore in campo nella vita nel mondo. Finisce qui la partita, un 4-1 spettacolare, spumeggiante, pirotecnico. E il capitan Magnanelli è tornato, è pronto per giocare. Allora, in questo momento Calabria è diventato una riserva. Però dobbiamo rinnovarlo, non possiamo farlo andare via dopo solo un anno. Tanto 30.000 glieli possiamo dare, insomma, non chiede tantissimo. La prossima partita sarà contro la Fiorentina, un avversario pericoloso, ma noi per adesso ci dobbiamo fermare. Ma al solito passate in descrizione, troverete tutti i link a tutti i canali di Brille, se i miei social network, seguitemi dovunque. Salutiamo l'ultimo like su Instagram, che in questo momento è The Il Conte 03, alias Luca Vincini. Quindi ciao Luca, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Ma che cazzo credi di essere, Calabria? Ma cosa vuoi?